Oggi siamo in compagnia di Carlotta Rossignoli, che ringrazio intanto tantissimo per la disponibilità e il tempo che ci ha concesso. Grazie a te, Elena. Allora, noi vogliamo focalizzarci sul tema dell'istruzione e abbiamo scelto lei per un motivo ben specifico. Perché? Perché Carlotta nel 2017 è stata premiata dal Presidente della Repubblica come alfiere del lavoro, giusto? Assolutamente sì. Allora ti chiedo, intanto in cosa consiste questa premiazione? E poi a distanza di anni cosa ti fa, cosa ti provoca rivivere queste emozioni? Allora, innanzitutto, appunto, come hai detto correttamente, il 30 novembre del 2017 ho ricevuto il premio dal Presidente Mattarella come alfiere del lavoro. Si tratta di un riconoscimento per la carriera scolastica e i risultati che ho ottenuto durante gli anni di liceo, in quanto sono riuscita a diplomarmi da autodidatta un anno prima, frequentando il liceo classico alle Stimate, appunto per 4 anni, raggiunto il 4° anno, da autodidatta ho studiato il programma di quinta e ho conseguito... Roba da poco, insomma. No, è stato abbastanza impegnativo, dico la verità, però a me è sempre piaciuto studiare, quindi da un lato la fatica si è sentita meno. E appunto poi, una volta ricevuto questo premio, naturalmente l'emozione è stata immensa, ancora adesso il ricordo è indelebile, soprattutto per la soddisfazione, ma anche, insomma, il fatto di essere sempre più orgogliosa di appartenere all'Italia come paese e di aver ricevuto questo riconoscimento dal nostro presidente. Quindi ancora adesso il ricordo è forte. Ti credo. Mi ha servito un assist bellissimo, Carlotta. Perché? Perché si vede che per lei la medicina in italiano era troppo facile. Perché? Perché studia all'Università di Milano medicina, ma in inglese. Allora, a tal proposito, tralasciando i complimenti perché... No. Facciamo fatica a sapere anche l'italiano noi italiani, ti chiedo dove ti vedi tra un paio d'anni, se c'è la possibilità che tu resti in Italia o magari di provare qualche esperienza di studio anche lavorativa magari all'estero. Sì, appunto, studiando in inglese, però essendo rimasta in Italia a Milano, l'idea è quella, appena laureata o comunque durante la specialità, di fare un master o qualche anno all'estero, perché secondo me l'inglese, soprattutto per noi giovani, al mondo d'oggi e in un mondo come la medicina, dove bisogna essere sempre aggiornati, è fondamentale. Quindi inevitabilmente un'esperienza all'estero ci sarà, o perlomeno spero ci sia, però poi l'idea è comunque sempre di ritornare in Italia. È un anno noi ormai che dobbiamo fare i conti con questa didattica a distanza. Allora ti chiedo i pro e i contro di questa tipologia di insegnamento e se magari tu nella tua carriera universitaria hai trovato qualche imperfezione in questo modo di apprendimento, magari il fatto di non avere più un rapporto diretto con il docente o con gli stessi compagni di studio. Assolutamente, secondo me il fatto della didattica a distanza è abbastanza problematico, più che altro perché, come ben sai anche tu frequentando l'università, una cosa è andare a lezione, un'altra è non andare oppure frequentare con il video davanti. Io, tendendo a frequentare in presenza, ovviamente mi trovo un po', no a disagio, però all'inizio ero molto spaesata, soprattutto perché ti manca il rapporto proprio diretto, il professore sta parlando, ti viene ad alzare la mano, scusi, e in realtà il tastino, cosa esatto. Non puoi farla, chiaramente. Però da un lato questo, dall'altro sono stata estremamente fortunata ad avere dei professori che hanno giocato d'anticipo, preparando bene le lezioni, addirittura ricordo l'anno scorso cardiologia, che c'era il professore che ci faceva delle dirette finché lui era in sala operatoria. Quindi assolutamente da questo lato sono stata molto fortunata perché i professori hanno fatto proprio il possibile per metterci a nostro agio, seppur in questa situazione molto difficoltosa. Appunto per me da studente la vedo. Dunque diciamo che il sistema funziona se hai chi lo mette in pratica nella maniera corretta. Assolutamente sì. Perché sennò è esattamente quello che volevo dire. Esatto. Brava. Funziona il sistema, però deve esserci la parte del professore che già è difficile, si mette di impegno, esatto, che ci coinvolga, sì. E tu che futuro ti aspetti per queste generazioni? Perché ormai siamo dominati dal caos e dalla disoccupazione, noi giovani siamo il futuro, e allora che futuro sarà per noi? Secondo me sarà un futuro estremamente difficile, però vista appunto ho 21 anni, quindi sono giovanissima, questa situazione dovrebbe essere uno sprint per noi o comunque una motivazione per rimboccarci le maniche, darci da fare e impegnarci per vedere un futuro migliore. Però secondo me non è la classica frase fatta impegniamoci per il futuro, perché se poi ognuno pensa di fare il proprio, piano piano possiamo ottenere dei risultati. Quindi secondo me la cosa migliore
ora è impegnarci adesso e dare il massimo. Magari all'inizio possiamo essere un po' scoraggiati perché non vediamo i risultati immediati, però secondo me a lungo termine, se ci impegniamo, se ci diamo da fare, ognuno nel proprio ambito, ovviamente facendo il proprio massimo, possiamo venirne fuori, ecco. Guarda, le tue parole danno speranza un po' a tutti, dunque speriamo sia davvero così. Ti ringrazio ancora per la disponibilità e ti grazie auguro davvero un in bocca al lupo per tutta la tua carriera di vita, lavorativa, studiosa e tutto. Grazie davvero. Grazie a te.